perde. Buonasera a tutti. Allora, riprendiamo oggi con un po' di ritardo i nostri incontri. Oggi è il 12 ottobre, quindi martedì 12 ottobre 2021. Stiamo leggendo sulla storia, lezione sulla storia della filosofia di Hegel. Oggi abbiamo di nuovo con noi Malin, e quindi alterneremo un po' di italiano con un po' di tedesco. E lavoreremo con un testo digitalizzato, la cui traduzione, come ho detto già diverse volte, è una traduzione automatica, rivista un po' da me, ma giusto nell'essenziale, quindi non è una traduzione adatta a essere pubblicata, ma è una traduzione che ci serve così per seguire il testo con l'originale tedesco accanto. Poi abbiamo anche il testo, la traduzione di Godigno La Sanna, nella versione PDF. Malin, guten Abend. Also wir beginnen heute wieder mit dir, auch wie freuen uns, dass du da bist. Und wir lesen gerade die Vorlesung, Hegels Vorlesung über die Geschichte der Philosophie. Ich werde dir dann extra ein bisschen zusammenfassen, privat, dann, was wir bis heute gemacht haben, was du nicht kommen konntest. Und dann werden wir heute, wie gesagt, haben wir den deutschen Text und den italienischen Text zusammen. Und lesen wir beides ein bisschen, okay? Und dann, wenn Fragen sind, wenn wir diskutieren, werde ich zusammenfassen die Diskussion. Allora, ho detto appunto, ho salutato Malin, ho appunto detto come faremo, leggeremo un po' il testo e poi la discussione, sintetizzerò un po' per lei in tedesco, non abbiamo la possibilità di fare l'interpretariato, diciamo, al momento oggi, diciamo, magari la prossima volta potremo farlo. Allora, ecco il testo. Quindi abbiamo nella edizione italiana tedesca, e dunque è il capitolo A1, diciamo, quindi una sezione A dell'introduzione, capitolo 1, poi paragrafo C, spiegazioni sulla diversità delle filosofie, Erklärungen über die. Esatto. Questo qui lo facciamo anche. Io ho messo in eretto le parti importanti veramente da leggere, quindi qualcosa, però sono molte, quindi salteremo poco, salteremo penso solo questo capoverso, perché per evitare insomma di leggere tutto, altrimenti diciamo, poi potete leggere il testo, l'avete, ve l'ho mandato, ve l'ho mandato immediatamente dopo, potete leggere queste poche. Però prima di questo testo, prima di questo paragrafo, c'è il paragrafo. Vi ricordate concezioni volgari della storia della filosofia, quindi le concezioni abituali, diciamo, della storia della filosofia, e poi c'era 1A, e poi c'era 1B, nella traduzione italiana, dimostrazione dell'inutilità della conoscenza filosofica tratta dalla storia stessa della filosofia, paragrafo precedente a questo, in cui Hegel praticamente ripete un po' quello che aveva già detto, e cioè che in sostanza il fatto che ci siano tante filosofie significa che praticamente nessuna filosofia è vera, e ogni filosofia che viene dopo dice che le altre sono false. Quindi c'è, per così dire, quasi, lui dice, una filosofia che è destinata a morire, dice che le altre sono già morte, no? Quindi, per così dire, però essa stessa è destinata a morire, perché verrà una dopo che dirà che questa è. E quindi lui, in questo paragrafo precedente, che si può leggere, ma non è proprio decisivo, ripete un po' il concetto, cioè dice: allora è paradossale che una storia della filosofia, intesa in senso così popolare, come viene volgarmente intesa, le filosofie, per così dire, si annichiliscono l'un l'altra, no? E quindi alla fine anche quella che è l'ultima che annichilisce le altre è destinata a essere annichilita, no? Questo è il ragionamento che fa prima. Quindi siamo sempre dalla parte est. Also, Malin, ganz kurz habe ich gesagt, dass in Paragraph, vor diesem Paragraph C, Paragraph B, Hegel spricht von der Tatsache, dass die Philosophie in der Geschichte, die kritisieren sich gegenseitig. Dann sagt auch die letzte Philosophie, die sagt, die behauptet, dass die wahre Philosophie ist dann als den Schicksal hat, das wird praktisch dann widerlegt von der neueren Philosophie. Dann, wenn jede Philosophie, die andere widerlegt, am Ende haben wir keine Philosophie, die wahre Philosophie ist. Deswegen Hegel kritisiert diese
Allgemeine Auffassung, populäre Auffassung der Geschichte der Philosophie, die wir auch poi noch haben. Allora, direi di leggere un po' questo paragrafo C, dove Hegel va un po' più in profondità nelle cose. Allora, ci dividiamo sempre un po' la lettura. Vuoi iniziare un po' tu, Antonio, a leggere qualcosa, poi dopo facciamo leggere male, poi dopo ci alterniamo un po', leggo io. Quindi questo qui, C. Sì. Allora. È comunque un fatto sufficientemente fondato che ci sono e ci sono state diverse filosofie, ma la verità è una. Questo sentimento credenza insuperabile all'istinto della ragione. Perciò solo una filosofia può essere quella vera, e poiché sono così diverse, si conclude, le altre devono essere solo errori, ma ognuna assicura, fonda e dimostra di essere proprio quella vera. Malin. Kannst du den deutschen Text lesen? Mal in bist du da? Also, wenn wir italienisch lesen, du liest einfach allein den deutschen Text, ok? Dann brauchen wir nicht auch den deutschen Text zu lesen. Ok, quindi non c'è bisogno di leggere. Leggiamo il testo italiano, poi magari dopo leggiamo un po' quello tedesco con Marin e leggete il testo italiano in silenzio, diciamo. Qui Hegel dice una cosa molto importante, cioè che praticamente da una parte abbiamo queste tante filosofie, no? Allora abbiamo questa molteplicità di filosofie, che dato che una supera le altre sono allora errori, perché ognuna assicura di essere proprio quella vera, no? Ognuna dice io sono quella vera. Dall'altra parte però dice qua, però abbiamo questo senso che la verità è una, no? Cioè noi abbiamo da una parte una molteplicità di filosofie, come abbiamo una molteplicità di religioni, no? Dall'altra parte però abbiamo il senso, il sentimento, come lo dicevo, credenza insuperabile, che c'è questo istinto quasi, che la verità sia una. Cioè non abbiamo l'idea che la verità sia molteplice. No? Quindi questo passo mi è sembrato interessante. Also Malin wir haben hier diese wichtige Begriff, das sagt Hegel, dass wir von der einen Seite eine Vielfalt an Philosophien haben, die sich gegenseitig kritisieren, aber von der anderen Seite, wir haben das Gefühl oder Glauben, sagt Hegel hier, dass die Wahrheit eine ist. Also, die Wahrheit ist eine, aber die Philosophien sind viele, auch die Religionen sind viele. Wie kommt das? Wie kann man lösen dieses Problem? Quindi, non si pone il problema. Come si può risolvere questa apparente contraddizione, no? Della molteplicità delle filosofie e dell'unicità della verità. Poi non sappiamo ora se, per esempio, per ritornare al discorso che facevamo prima sulle parole qua, non sappiamo se l'istinto della ragione sia proprio un'espressione hegeliana, no? Dell'istinct del vernunft, no? Qua un hegeliano, magari, diciamo, forse Hegel questa parola ma non l'ha usata, mettere insieme l'istinto e la ragione, non penso. Però il concetto è quello che importa, no? Perché poi lui usa altre parti, cioè è quello vuole dire che c'è questo, e questo lo scrive anche in altre parti delle sue opere, che c'è questo senso, questo sentimento che la verità sia una, no? Questo quindi io così vedo queste opere. Magari non avrà usato proprio il termine istint, magari questo ce l'ha messo di Schiller, però il concetto che c'è dietro è un concetto che li ha, cioè il concetto l'avrà sicuramente detto a lezione, cioè è un concetto suo, da una parte l'unità della verità, dalla parte la molteplicità delle forme storiche in cui vi si presenta la verità. Questo è un concetto che si ritrova in tutte le opere di Hegel. Ora vedremo, lui ora lo deve spiegare come si risolve questa problema. Malin, möchtest du was sagen? Malin, volete dire qualcosa? Ja, genau. Und zwar, also vielleicht dazu zu den Wahrheiten nur kurz, was mir jetzt als erstes in den Kopf geschossen ist. Sie. Die Wahrheit oder das, was wir eben für das Höchste eben halten oder eben die Vernunft, die ist ja am Ende sozusagen das Absolute. Das heißt, die umschließt ja alles. Und das heißt, wenn es alles ist, dann gibt es auch nur sozusagen eine Wahrheit. Ja. Aber es gibt ja unterschiedliche Philosophien, weil auch eine Philosophie selbst verändert sich, weil es gibt immer unterschiedliche Wege, um ans Ziel zu kommen. Und welcher Weg der richtige ist oder der mögliche Weg ist, das ändert sich ja immer situativ mit den Menschen, mit eben den Völkern. Und deswegen, wir müssen vielleicht auch unseren Weg, sozusagen, den wir haben, verbessern,
wir lernen ja eben aus unseren Vorfahren, was wir besser machen können, um der Sache ranzugehen, weil wir halt eben einen größeren Schatz an Vorerfahrungen haben, als vielleicht schon die Eltern vor uns. Und deswegen ist es halt eben eine Möglichkeit, dass es verschiedene Wege gibt, um irgendwo hinzukommen. Es ist ja so mit auch normalen Sachen im Alltag. Es gibt nie nur einen Weg, um irgendwie ans Ziel zu kommen. Einige Wege sind halt beschissener, auf Deutsch gesagt, und andere einfacher. Ja, das wird Hegel dann im weiteren Verlauf der Lektüre wird Hegel das sagen. Ach Er was. bereitet einfach vor, genau das. Okay? Habe ich gut dazu gesagt. Ha detto Malin che in sostanza qui dice in effetti che c'è una verità, diciamo così, assoluta, da punto di vista hegeliano ovviamente, e poi varie vie che conducono a questa verità che si sommano l'una all'altra, che si, diciamo, si susseguono l'una con l'altra. E ho detto in effetti quel che Hegel poi alla fine, no? Diciamo, ha un po' anticipato male, ciò cui Hegel poi perverrà. Quindi lo vedremo andando avanti. Saltiamo questo piccolo pezzo che è importante ma non è proprio decisivo. E abbiamo ora quest'altra riflessione andando avanti. Esatto. Allora, abbiamo un brano. Continuiamo a leggere un altro po'. Antonio, continua un altro po' tu, d'accordo? Benissimo. Ma in turisti Deutsch sprach, di Deutsch. Antonio Lissitarien. Vai. Ma ciò che si deve dire più dettagliatamente su questa riflessione sarebbe prima di tutto che per quanto diverse possano essere le filosofie, hanno tuttavia in comune il fatto di essere filosofie. Chiunque quindi studiasse o tenesse una qualsiasi filosofia, se fosse altrimenti una filosofia, avrebbe ancora la filosofia in suo possesso. Ho paragonato altrove quella scusa e quell'argomentazione che si aggrappa alla mera differenza e per disgusto o paura della particolarità in cui un generale è reale, non vuole afferrare o riconoscere questa generalità con un malato a cui il medico consiglia di mangiare frutta e a cui vengono messe ciliegie o prugne o uva, ma che in una pedanteria di comprensione non afferra nulla perché nessuno di questi frutti è frutta, ma uno è ciliegia, l'altro prugna o uva. Vabbè, questo è un esempio, non sappiamo, probabilmente che l'avrà fatta, dice, qui la traduzione insomma è un po' così, quando dice generale sempre universalità, eh? E questo programma appunto universale, ma non è qua, non è che dobbiamo andare a vedere ogni singola parola. Fondamentale è qua quel che dice, abbiamo varie filosofie, però tutte hanno in comune il fatto di essere filosofia, questo è il concetto fondamentale. Cioè, nonostante ci sia questa molteplicità di filosofie, che quindi ci potrebbe portare a dire che non esiste una vera filosofia, però tutte hanno anzitutto in comune qualcosa, sono filosofia. Quindi anche chi, diciamo così, cioè non è proprio mai un errore, questo vuole dire Hegel qua, e questo è un pensiero importante Hegel. Cioè una filosofia, per quanto possa non essere la nostra filosofia, quella con la quale ci identifichiamo, neanche quella pure, contiene però in sé sempre un qualcosa, una parte, per quanto piccola, della verità, una possibile posizione del pensiero rispetto alla verità. Questo Hegel l'ha sempre detto, cioè quando lui ha criticato gli avversari, per esempio, ha sempre cercato di mettersi dalla parte dell'avversario e capire quale parte della verità, anche se piccola in qualche modo, quale parte del concetto questo filosofo volesse rappresentare, per poi smontarlo e dimostrare che quella era solo una piccola parte, era solo una diciamo così, una posizione unilaterale, ma non l'intera verità. Cioè, lui dice, ogni filosofia di queste, è comunque sempre filosofia, parliamo ovviamente di comunque concezioni importanti, diciamo, del pensiero nella storia. Quindi questo mi sembra un altro pensiero importante, cioè questo fatto che comunque anche quando noi diciamo che alcune filosofie, cioè dato che ci sono tante filosofie, qualcuno evidentemente saranno errori, cioè no, non sono errori, sono in qualche modo sono filosofie, quindi in qualche modo sono presentazione della verità. Lui sta dicendo, poi vedremo in quale modo, no? Cioè lui sta pian piano passando dalla pars destruens, quella in cui distrugge il comune modo di vedere la filosofia, alla pars construens,
cioè come noi dobbiamo costruire. Stiamo cominciando a dire, ma guardate che in tutte le filosofie c'è filosofia, c'è qualcosa di diverso. Malin, il mestiere di Tas Kurse Clare, ma si chiede se è forse Mari si è allontanato un attimo, quindi la traduzione. Ok, Mari. Ich bin da, aber mein Internet ist besser, wenn ich das Video aufmache beim Lesen. Okay, alles klar, tutto chiaro. Okay. Also, Marin, Hegel sortiert das praktisch die verschiedenen Philosophien. Es ist nicht so, dass die Fehler sind, aber sind alle Philosophien. Deswegen, jede von diesen Philosophien enthält irgendwie ein Teil der Wahrheit. Also, das heißt, weil die sind eben Philosophie. Es spricht natürlich von wichtigen Auffassungen der Philosophie. Auch die Auffassung, die philosophische Auffassung, die wir überwunden haben, enthalten ein Stück Wahrheit. Da muss man verstehen, in welchem Sinn, in welchem. Mari, möchtest du ein bisschen Italienisch lesen? Vuoi leggere un po' in italiano, Mari, per esercitarti un po'? Oder Deutsch? Ich möchte, dann brauche ich aber noch Zeit, das Deutsche zu lesen danach. Möchtest du Italienisch oder Deutsch lesen? Nee, ja. Nee, ich will auch Italienisch lesen, aber nur, dass du mir danach noch etwas Zeit liest. Ah, ja, ja, okay, dann liest du auch. Ja, ja, klar, vai, bitte. Marin, leggelo, spiego un po', perché Celestina non è abituata. Marin sta studiando un po' l'italiano, quindi ha la possibilità con noi qui di leggere un po' e pian piano migliorare la pronuncia, d'accordo? Poi un giorno speriamo che potrà fare con noi in italiano. Comunque avremo sempre bisogno di Marin per il tedesco, perché naturalmente madrelingua tedesca nel caso di Hegel è importante, no? Ma è essenziale avere una visione più profonda del significato di questa differenza di sistemi filosofici. La conoscenza filosofica di chi c'è sono la verità e la filosofia permette di riconoscere questa differenza stessa come tale in un senso ben diverso. Dalla posizione, dall'opposizione astratta di verità ed errore, la spiegazione di questo, chi rivelerà il significato di tutta la storia della filosofia. Questo è un passo molto importante. Mari, berendici auf der italienische Klerika su Stoicelese, eh? Ok? Ha detto male giustamente che poi dopo lei se lo deve rileggere in tedesco perché naturalmente non ha capito bene il significato leggendo l'italiano. Allora, praticamente, qua è importante quello che dicevi. Quindi abbiamo questa differenza di sistemi filosofici. Ma lui dice la differenza è molto più profonda che non l'opposizione astratta di verità ed errore. Questo. Cioè, quel che distingue i vari sistemi filosofici, non è che quel comunemente si crede, no? Cioè che praticamente dato che ci sono molte filosofie, qualcuna è vera e qualcuna è falsa, no? Oppure che quella di dopo ha superato quella di prima e quindi quella di prima è falsa. Cioè lui dice, non è così, perché dato che sono tutte filosofia, ci deve essere un altro rapporto, cioè questa differenza deve avere un'altra giustificazione che non l'opposizione astratta di verità e errore. Cioè sta preparando pian piano, questo è Hegel, no? Ma non può essere nemmeno mai un allievo Michelet, perché qua è talmente fine la riflessione che sta facendo Hegel, no? Che lui prima ha detto appunto che ci sono le varie filosofie, che ciò porterebbe a ritenere che quindi alcune di queste filosofie siano errori ed altre invece la verità, ma quelle che oggi sono verità saranno domani errori, considerate errori. Quindi alla fine sono tutti errori, se vogliamo. E lui dice, non è così. C'è un rapporto molto diverso, che non è quello di verità e errore. E la spiegazione di questo rapporto ci rivelerà il significato di tutta la storia della filosofia. Questa frase è importante. Cioè, capire che il rapporto che la differenza fra le varie filosofie non è una differenza tra la verità e l'errore, no? Ciò ci spiegherà il significato di tutta la storia. Ricordate della filosofia, ricordatevela questa frase, perché è fondamentale. Ma questo è Hegel, veramente, il modo di parlare di Hegel, il modo, diciamo, di... Ok, Malin, dann praktisch ist ganz wichtig, was er sagt, dass praktisch
Der Unterschied zwischen den verschiedenen Philosophien ist nicht ein Unterschied zwischen Wahrheit, Verità, und Irrtum, Errore. Non è questa la differenza, es ist nicht das ein Unterschied. Der Unterschied ist viel komplexer. Und die Erläuterung von diesem Unterschied wird dann die Bedeutung der ganzen Geschichte der Philosophie abschließen. Questo è molto importante. Quindi, dobbiamo... Pani, vuoi leggere un altro poco? Mi sono che stucchi e lese. Pani, ok. Dobbiamo? Yeah. Vai. Dobbiamo rendere comprensibile che questa diversità le molte filosofie non solo, non gioca alla filosofia stessa, alla possibilità della filosofia, ma che è stata assolutamente necessaria all'esistenza della scienza della filosofia, che questa è essenziale per essa. Esatto. Cioè, qua dice praticamente Hegel, no? Also, da liest du mal in diese deutsche Stücke. Ja. Dieser Unterschied non nuoce alla filosofia, schadet nicht der Philosophie dieser Unterschied. Im Gegenteil, al contrario, proprio questa differenza fra le varie filosofie ha reso possibile la filosofia. Quindi è necessaria l'esistenza della scienza della filosofia. Cioè lui ribalta, vedete come fa Hegel? Si mette dal punto di vista dell'avversario. Chi è l'avversario? È colui che ritiene che la storia della filosofia non sia un altro una serie di opinioni che pretendono di essere verità, ma che alla fine ognuna viene superata e sono tutti errori. Lui si mette dal punto di vista di questo qui e lo smonta, cioè dimostra che è sbagliato, perché dice proprio la diversità delle filosofie ha reso possibile la filosofia come scienza. Poi ora ce lo deve spiegare, no? Ci stiamo arrivando pian piano, vedete? Cioè lui dice, uno dice, non è soltanto un rapporto di, cioè non è un rapporto di verità errore, un altro errore, ed è un rapporto talmente importante che senza questo rapporto fra le varie filosofie non avremmo la filosofia come scienza. Also Marin ist praktisch ganz wichtig, Hegel, für Hegel, dass wir verschiedene Philosophien hatten, weil genau diese Mehrheit, diese Verschiedenheit der Philosophien hat es möglich gemacht, dass eine Philosophie als Wissenschaft gegeben hat. Qui in tedesco, zur Existenz, l'esistenza der Wissenschaft, della scienza della filosofia. Cioè, se la filosofia ha potuto essere una scienza, è perché? Ce ne sono state tante. E ora ci spiegherà come. Wenn die Philosophie als Wissenschaft sich behauptet hat, es war verschiedene Philosophien gab. Jetzt wieder erklären. Allora, saltiamo questo passo, perché ovviamente lo possiamo, lo potete leggere voi, ma lo dobbiamo saltare. Ora abbiamo qua un passo un po' più lungo. Sì, non vai da me? Allora, mettete un bisogno di essere stoicelese. Okay. Allora, ora Malin legge il tedesco piano piano e noi seguiamo in italiano in silenzio, cioè, chiaramente poi dopo loro io vai l'esempio dato worauf sie ankommt in die einzige Bestimmung der Entwicklung zusammenfassen. Wenn uns diese deutlich wird, so wird alles Übrige sich von selbst ergeben und folgen. Die Taten der Geschichte, der Philosophie sind keine Abenteuer. So wenig die Weltgeschichte nur romantisch ist. Nicht nur eine Sammlung von zufälligen Begebenheiten, Fahrten irrender Ritter, die sich für sich herumschlagen, absichtslos abmühen und deren Wirksamkeit spurlos verschwunden ist. Ebenso wenig hat sich hier ein etwas ausgeklügelt. Dort ein anderer nach Willkür, sondern in der Bewegung des denkenden Geistes ist wesentlich Zusammenhang. Es geht vernünftig zu. Mit diesem Glauben an den Weltgeist müssen wir an die Geschichte und insbesondere an die Geschichte der Philosophie gehen. Molto bene. Allora, abbiamo letto quest'ultima frase di questo paragrafo in tedesco. Allora, qui Hegel, voi l'avete letto, diciamo così, per voi stessi. Ora io lo spiego un po'. Allora, qua Hegel introduce un concetto importante. Una volta che abbiamo detto che queste varie filosofie che si sono susseguite nella storia, anziché essere tutti errori, al contrario, esse stesse hanno reso possibile la filosofia come scienza, dice,
dobbiamo capire questo legame. E dice, per capire questo legame fra le filosofie e la filosofia, bisogna inserire un concetto, introdurre un concetto, che è quello di sviluppo, ecco, fondamentale. Entwicklung, in tedesco, sviluppo. Quindi il concetto di sviluppo ci farà capire, cioè quando questo diventa chiaro per noi, tutto il resto sorgerà e seguirà da solo. Cioè, lui dice, se noi capiamo bene cosa significa sviluppo, ma qui non solo applicato alla filosofia, alla storia della filosofia, il concetto di sviluppo, il concetto metafisico di sviluppo, cioè per tutto. Oggi noi sappiamo che tutto è sviluppo, guardate che Hegel, o comunque Michelet, comunque questo gruppo di hegeliani, diciamo l'idealismo assoluto, la scuola hegeliana, ha scritto questo paragrafo, o comunque a lezione hanno presentato questo contenuto, quando ancora non c'era stato Darwin, quando ancora non si aveva una visione della realtà come sviluppo. Cioè, quindi oggi per noi dire che tutto è sviluppo, tutto è divenire, quasi diciamo, lo sanno chiunque, ma prima non era così, la visione del mondo era una visione statica. Quindi quando ne capiremo che cos'è il sviluppo, e allora capiremo tutto. Dice, quale gesta della storia della filosofia? Beh, non sono avventure così, no, romantiche, di cavalieri erranti, eccetera, ma hanno una propria logica interna. Quindi non che qualcuno lì, un uomo ha escogitato qualcosa, poi ne è venuto un altro e un altro. Cioè, quel che vuole dire, e che approfondiremo dopo, è che c'è una logica interna. Cioè lo sviluppo, se è veramente uno sviluppo, significa che è una successione di momenti, di stati, di fasi, legati da una logica, da un qualcosa di razionale. Infatti lui dice qua lo sviluppo è razionale. Con questa fede nello spirito del mondo, no? Con questa fiducia, forse più che fede, con questa fiducia nello spirito del mondo, dobbiamo avvicinarci alla storia e specialmente alla storia della filosofia. C'è questa fiducia che ci sia uno spirito unitario che colleghi le varie filosofie e non che ci sia questa così. Un pensatore pensa una cosa, poi ne viene un altro, ne pensa un'altra, senza collegamento dei due. Che ci sia questo spirito del mondo, che poi lui l'ha trattato nelle altre opere, nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche. Se noi non capiamo che alla base, al fondo di queste varie filosofie, c'è un solo spirito che si sviluppa, no? Non possiamo capire le successioni delle varie filosofie. Queste. E allora ci sembreranno degli errori, ma ci sembreranno degli errori che ognuno perché noi non siamo capaci di capirne invece l'immanente sviluppo. Quindi l'errore lo facciamo noi, interpreti della storia di loro. Guardate che il discorso che sta facendo è interessantissimo. Cioè, tutti i manuali di storia della filosofia che si usano oggi, che non presentano questo sviluppo e presentano appunto questa successione di filosofi, ognuno dei quali critica l'altro, perché alla fine anche chi oggi critica un altro sarà domani criticato, per cui dice anche chi oggi uccide gli altri verrà ucciso domani. In realtà dice l'errore non è nelle filosofie, ma è nel modo in cui noi le consideriamo, perché noi non riusciamo invece a comprendere quel legame che le lega l'una all'altra e fa sì che ci sia uno sviluppo. Con questo concetto dello sviluppo termina, se non ricordo male, sì, questo paragrafo del capitolo, di questo C1C della prima parte dell'introduzione, e si passa all'altro, che ora leggeremo, dove che poi approfondisce il concetto dello sviluppo. Però prima di farlo, vediamo se ci sono delle domande o delle richieste di chiarimento. Nel frattempo traduco velocemente in tedesco a Malin quel che ho detto a proposito di questo concetto. Malin, praticamente, Hegel führt diese Begriff von Entwicklung ein, da sagt praktisch ganz wichtig, dass wir betrachten die verschiedenen Philosophien in der Geschichte als Stufen einer Entwicklung. Dann sind die verschiedenen Philosophen nicht wie diese Ritter, irrende Ritter,
die jede macht, was er will, nach Willkür, sondern haben eine eigene Logik, folgen einer Logik, eine logische Entwicklung. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir sagen, dass die verschiedenen Philosophien befehlt sind, ist, weil wir nicht in der Lage sind, diese Einheit in der Entwicklung der Philosophie. Es ist wichtig, dass wir also denken, dass es einen Weltgeist gibt, der sich über die verschiedenen Philosophien entwickelt. Benissimo, allora abbiamo letto questa prima parte. Vediamo se c'è, insomma, già abbiamo ha detto tanto Hegel, no? Sta passando dalla pars destruens, in cui ha chiaramente, diciamo, distrutto le concezioni abituali, volgari, come vogliamo definirle, della storia filosofia, no? Perché ha detto allora praticamente a voi non resta nulla in mano, perché se una filosofia supera l'altra e la critica e ritiene di essere la migliore, e domani ne verrà un'altra che comunque ritiene questa che è considerato un errore, allora dilegua la filosofia, cioè scompare, perché ogni filosofia finisce col essere errore. Lui ha distrutto questa concezione, ha fatto chiarire che questa concezione non ha una logica, non ha, siamo noi che, cioè chi la professa che sbaglia, perché, e qui sta passando alla parte consulenza, non comprende il legame che c'è tra le filosofie, che si fonda sul concetto di sviluppo. Non so se c'è qualche cosa da dire. Sì, vabbè, un'osservazione che però, cioè, il paragrafo termina con un approccio religioso, dice esiste questo, però capisco che forse è una questione di traduzione, o comunque non erano parole sue. La mia osservazione è che in effetti lui intravede proprio qua, in questo passaggio, con questo approccio, si vede proprio che lui pensa che la filosofia sia proprio una scienza, perché la scienza è così, cioè la scienza, l'evoluzione della scienza tutto sommato è esattamente questo, cioè ci sono, quando si passa dalla relatività galileiana a quella di Einstein, la relatività di Einstein è proprio questo, cioè si fa un passo avanti, non si rinnega quella relatività galileiana, ma si va avanti, quindi non si dirà, cioè certo era limitata, ma non si dirà mai è un errore, anzi possiamo dire è stato il passo zero che poi ha portato, diciamo, nel tempo, nell'evoluzione, alla teoria della relatività più complessa, più generale, e chissà se tra 100 anni non ce ne sarà un altro di teoria generale, certo, di relatività. Certo, questo è precisamente, infatti lui ha detto, se noi consideriamo la filosofia così, è la filosofia della scienza, altrimenti è chiacchiera. Questa è precisamente la posizione di Hegel. Lui ha smontato le concezioni abituali della filosofia, che sono quelle che ancora oggi, cioè non è che stiamo parlando di 200 anni, ancora oggi, e ha smontato, ha detto, perché allora se è così, alla fine sono tutti errori, no? Quindi se voi ritenete che la filosofia è una questa serie di successioni senza collegamento, allora sono tutti errori, allora no. Che fate? Studiate, per tutta la vita studiate un errore, cioè che fate? Cioè è tempo perso, naturalmente, no? A questo punto per la filosofia, cambiate, fate altra cosa, no? Però dice è perché voi avete gli occhi sbagliati, cioè non è l'oggetto, è il soggetto, non è l'oggetto che è così, no? È il soggetto che sbaglia. Ora è precisamente questa la concezione, quella della scienza, la filosofia è una scienza, è questo che lui sta preparando il terreno per questo, secondo me sono proprio le sue lezioni, perché si vede proprio questo sviluppo logico che poi è la concezione di Hegel, che sappiamo, insomma, che si ritrova poi anche Antonio negli altri manoscritti, quelli singoli, no? Quindi è la sua concezione. Poi magari Michelet avrà avuto la possibilità, no, di metterlo per iscritto, avendo vari manoscritti ci avrà dato una forma sua espositiva propria. Io da quello che ho letto in varie introduzioni, in varie cose, questo lo voglio approfondire questo tema, però spero di avere il tempo di fare una ricerca, è che Michelet possedeva il primo, e questo lo dice lui, l'ho letto, il primo manoscritto di Hegel della storia della filosofia, quello di Jena, quando è nato il sistema, che sempre io penso che quello sia il momento in cui Hegel ha potuto parlare della propria filosofia senza paura, anzi dovendo criticare Schelling, perché anche Hegel fa parte di questo movimento della filosofia, perché lui è un filosofo, non è uno storico della filosofia, lui è un vero filosofo che quindi ha criticato quello precedente, e lui sa benissimo che però senza Schelling e senza Fichte, senza non sarebbe
nata la propria filosofia. Quindi lui ha vissuto in prima persona questa, capite la differenza tra una storia della filosofia scritta da un filosofo che ha vissuto in prima persona questa dinamica, dalla storia della filosofia scritta da uno studioso serio ma che non è un filosofo. Sono due cose completamente diverse. Non è come se uno scienziato scrivesse la storia della scienza e lui stesso è scienziato, quindi lui stesso ha vissuto questo partire da una teoria, confutarla, eccetera. Quindi Hegel non fa altro che parlare qui di quel che ha fatto lui stesso, che è stato schellinghiano nei primi anni di Jena e poi dopo pian piano ha superato Schelling. Ma per lui Schelling non è errore, è una filosofia che è stata superata dalla propria, no? Che però mai avrebbe potuto nascere se non ci fosse stata quell'altra. In realtà, non so se dico bene, ma anche in questo si vede la dialettica hegeliana, perché si va avanti negando, si nega una filosofia, quindi per evolvere, quindi per negare due volte, diciamo così. E quindi la negazione della negazione, certo. Quindi ed è proprio la dialettica. Per andare avanti, certo. O no? Cioè, è il concetto di sviluppo. Il concetto di sviluppo, no? Che lui ha nella logica per spiegare, eccetera. È proprio. Ma non può essere diversamente, perché è che dice c'è una sola logica che domina o dirige, regna nel mondo, che dirige il mondo. Una sola logica. Ed è quella dello sviluppo. È quella dialettica. Quindi, quel che avviene, infatti poi dopo farà esempio andando avanti nel campo della botanica, della biologia, no? Delle piante. Quindi tutto sottostà nel mondo alla stessa logica, in forme diverse, perché ovviamente, però tutto sottostà alla stessa logica, quella logica dello sviluppo. Infatti ora includo il concetto di sviluppo. Traduco. Malin, ich übersetze für dich etwas, ok? Danke. Ja, dass die Frage von Alfonso war. Ja, nee, ich habe alles verstanden soweit, alles gut. Hast du einiges verstanden, ja? Ich übersetze, ich sage es ja trotzdem, ja. Okay, das ist eine kurze Zusammenfassung. Ja, es geht um die Wissenschaft, die Philosophie als Wissenschaft. Weil Alfonso sagt, man sieht, dass Hegel genau die Auffassung hat, dass die Philosophie eine Wissenschaft ist, wie eben Physik, Biologie. Weil in der Geschichte der Physik, in der Geschichte der Biologie, eine Theorie überwindet die andere, aber die andere, die vorherige, war kein Fehler. Es war eben eine Variety, die aber verbessert wurde in der Geschichte. Und so, sagt er, ist genau Hegel die Auffassung von Hegel, die Philosophie ist eine Wissenschaft. Und dann hat Hegel, hat Alfonso gesagt, man sieht das Hegel die Dialektik hier. Weißt du, diese Negation der Negation. Das heißt, eine Philosophie negiert die andere und dadurch sie negiert dann, wird sie zu einer Affirmation, zu einer neuen Philosophie. Diese Dialektik. Und dieser Begriff der Entwicklung und der Status, das, was Hegel jetzt eingeführt hat. Vabbè, ho tradotto velocemente la sostanza del tuo intervento, no? Diciamo. Benissimo, c'è qualche altra cosa da dire a tal riguardo, tal proposito. Mani möchtest du was sagen oder machen wir weiter? Sabato, du riesci a seguire anche se sei un po' dopo. Weitermachen erstmal. Ok. Allora, dunque, leggiamo un altro po' dal passo successivo, che probabilmente oggi non finiremo, così la prossima volta possiamo poi riprendere. Un attimo che quando ci saranno anche altri. Un attimo solo che lo devo caricare. Abbiamo letto 1C, dobbiamo leggere 2A. Eccolo. Allora. Dunque, un attimo che faccio la condivisione dello schermo. Allora. Si vede il nuovo testo? Sì, benissimo. Ah, leggo un po' io, poi chi vuole leggere? Se qualcuno vuole leggere, allora, quindi
Erläuterung e spiegazioni per la definizione della storia della filosofia. Quindi, ora stiamo passando appunto alla Pars Construct, quindi no, iniziamo a costruire il vero concetto della storia della filosofia. Quindi nel primo capitolo abbiamo distrutto la concezione volgare. La proposizione già enunciata prima, cioè che la verità è una sola, no? questo spirito del mondo, è ancora astratta e formale. Nel senso più profondo è il punto di partenza e lo scopo della filosofia riconoscere quest'unica verità, ma riconoscere allo stesso tempo come la fonte da cui tutto il resto, tutte le leggi della natura, tutti i fenomeni della vita e della coscienza scaturiscono solo, di cui sono solo riflessi, o risalire tutte queste leggi e fenomeni in modo apparentemente inverso a quell'unica fonte, ma per comprenderli da essa, cioè per riconoscere la loro derivazione da essa. La cosa più essenziale allora è piuttosto riconoscere che l'unica verità non è un semplice pensiero vuoto, ma una verità definita in sé. Cioè dice praticamente questo sviluppo è lo sviluppo fondamentalmente di questa verità. Cioè abbiamo una verità sola nella storia della filosofia, come l'abbiamo detto, no? Abbiamo detto prima che questo senso della ragione, che la verità sia una, ed è questa verità che si sviluppa, ed è questa verità che la filosofia deve riconoscere, no? Quindi la filosofia riconosce nella storia questa unica verità, e il riconoscimento di questa unica verità è praticamente la storia della filosofia. Insomma, die Regel gesagt, das praktisch die Wahrheit eine ist, wie wir schon vorher gesagt haben, und dass die Geschichte der Philosophie ist diese Erkenntnis, diese Erkennen, diese einzige Wahrheit. Und dass die Philosophie ist praktisch diese Wahrheit, diese einzige Wahrheit, die von sich bewusst wird. Potremmo anche dire che lo sviluppo della filosofia è questa stessa verità, questa unica verità che diventa consapevole di sé. Allora, leggiamo un po', ora diventa un po' più complicato il pensiero. Dobbiamo pian piano avviare. Antonio, leggi un po' un'altra volta un po' tu. Sì. Allora. Qui, il prodotto del pensiero. Il prodotto del pensiero è il pensiero in generale. Il pensiero è formale, il concetto, il pensiero più definito, l'idea, il pensiero nella sua totalità, in sé, qua credo che sia in e per sé. Ah sì sì, in sé per sé, ci manco. Sì sì. Sì sì, in sé per sé, essendo determinazione. L'idea è allora anche il vero e solo il vero. Ora è essenzialmente la natura dell'idea a svilupparsi e solo attraverso lo sviluppo ad afferrare se stessa a diventare ciò che è. Esatto. Ora qui Hegel naturalmente ora sta un po' elevando, no, il suo linguaggio, no? Perché non sta più parlando di facendo esempi, ce ne sta proprio facendo un discorso di tipologico. Noi però alcuni di questi concetti li abbiamo già trovati, ma qui lo semplifichiamo. Cioè lui sta dicendo che praticamente alla fine ciò di cui stiamo parlando, questo pensiero, questa verità, è l'idea. Che cos'è l'idea? L'idea, dice, è ciò che si sviluppa e solo attraverso lo sviluppo diventa ciò che è, no? Qui, e ora voi dite, ma è strano, no? L'idea è ciò che dice. E ora, cioè, pian piano ci avvicineremo, no? Cioè, l'idea di qualcosa, pensiamo all'idea, ora faccio un esempio, ma poi ce ne saranno fatti dei. Pensiamo al fiore, no? L'idea, il fiore è un'idea, un concetto, no? Ma questo concetto non è qualcosa di statico, perché il fiore diventa ciò che è. Guardate che questo diventare ciò che è, in filosofia è un concetto molto importante, che si trova anche in altri filosofi, stesso Nietzsche, che diventa ciò che sei. C'è praticamente questo passaggio dall'in-sé al per sé, no? A ciò che è an sich, für sich. Quindi qui basta, ora andando avanti si chiarirà. Quindi l'idea, il concetto di qualcosa come non qualcosa di statico, questo è fondamentale. Quindi siamo abituati a pensare, non so, il fiore, che cos'è un fiore, andiamo sul vocabolario e troviamo la definizione di fiore. Ma l'idea non è la definizione di qualcosa. L'idea è il movimento e lo sviluppo attraverso quel qualcosa viene alla luce.
il fiore non esiste se non come a partire dal seme, il quale a sua volta ovviamente ha già un risultato di qualcosa. E questa visione dinamica della realtà che cura Hegel sta introducendo, appunto il concetto di sviluppo. Quindi, also malin hier erklärt man diese Begriff von Idee, die du schon kennst aus der Logik, die Natur ist was, wird was sie ist. Die Idee wird was sie ist, ist, wird für sich, was sie an sich ist. Ist diese Entwicklung, alles wie eine Blume zum Beispiel. Eine Blume ist das Werden von dieser Blume. Also die Idee ist nicht etwas statisch, sondern dynamisch. Ciò vale chiaramente anche per il concetto evidentemente di filosofia. Anche la filosofia è un'idea, anzi è l'idea delle idee. La filosofia è l'idea di tutto. Quindi ciò che vale, cioè capito? Ciò che, quel che vale per la rosa, per la pianta, per noi, vale ovviamente ancora di più a maggior ragione per la filosofia, che è pura idealità. Anche la filosofia, quindi, è qualcosa che si è sviluppato e che è diventato ciò che è. Cioè, ora, questo dobbiamo approfondire. Mi sembra un pensiero questo quasi poetico, bellissimo. Ora vediamo cosa, come Hegel continua. Vai Antonio, leggi un altro po', lo facciamo leggere un Pampani e poi leggo un altro po' io. Lo sviluppo è un'idea familiare, ma è la peculiarità della filosofia di indagare ciò che altrimenti si crede di conoscere. Ciò che si maneggia e si usa non esaminato, ciò con cui ci si aiuta nella vita. È proprio l'ignoto, se non si è educati filosoficamente. L'ulteriore discussione di questi concetti appartiene alla scienza della logica. Che l'idea debba prima rendersi ciò che è, sembra contraddittorio. Essa è ciò che è, si potrebbe dire. Qui Hegel riprende un concetto importante che già ha esposto nella Fenomenologia dello Spirito, dove scrive ciò che è noto non per questo è conosciuto. Cioè distingue Hegel il noto dal conosciuto. Quindi ma, lo sviluppo dice un'idea familiare, no? Una parola, Entwicklung in tedesco, che diciamo è una parola come sviluppo in italiano della lingua del linguaggio quotidiano, no? Non è una parola filosofica della filosofia. Però lui dice, state attenti, che proprio ciò che è noto spesso è ciò che noi conosciamo di meno. Perché è noto. E quindi, dato che è noto, non lo approfondiamo. Magari se è un concetto difficile, una parola che non abbiamo mai sentito, ci riflettiamo, lo studiamo. Se invece è una parola nota, la diamo per scontata. Quindi dice, state attenti, che questa è una trappola. Guardate, anche questo non è un pensiero molto interessante. Ora dice l'ulteriore discussione di questi concetti appartiene alla, ovviamente alla logica, perché dice, sembra strano che l'idea debba prima rendersi ciò che è, diventare ciò che è, perché in genere noi pensiamo all'idea come qualcosa di già dato. Quindi questo paragrafetto mi sembrava importante proprio per questa differenza tra il noto e il conosciuto. No? Dice dobbiamo conoscere il significato della parola sviluppo, che ci è noto, ma dice non lo conosciamo. Vai Antonio, leggi un altro po', vai, continuiamo un po' con te. Per capire che cos'è lo sviluppo, bisogna distinguere due stati, per così dire, diversi. Uno è quello che si chiama disposizione, capacità, essere in sé, come lo chiamo io, potenza dynamis. Il secondo stato è l'essere per sé, la realtà, actus, energia. Diciamo che l'uomo è razionale, ha la ragione per natura, quindi l'ha solo nella disposizione, nel germe. L'uomo ha ragione, intelletto, immaginazione, volontà, come nasce, anche nel grembo materno. Il bambino è anche un uomo, ma non ha... Ok, il bambino è anche uomo, ma non ha che la facoltà, la possibilità reale della ragione. È come se non avesse ragione, non esiste ancora in lui. Non è ancora capace di fare niente di razionale, non ha coscienza razionale, solo per ciò che l'uomo è, così in se stesso, diventando per sé, cioè la ragione per se stessa, l'uomo allora ha la realtà da qualche parte, è veramente ragionevole e ora per la ragione. Sì, veramente razionale, diciamo. Sì, razionale. Razionale. Ci ho detto una traduzione un po' così, però penso che si capisca, no? Il vantaggio è che abbiamo il tedesco naturalmente per Marin a fronte, quindi diciamo, e poi un... Allora qua mi sembra che Hegel sia andato molto avanti,
avanti nella spiegazione, qua siamo andati molto avanti, perché dice: per capire cos'è lo sviluppo dobbiamo distinguere fra due stati, l'essere in sé, la potenza, la dynamis, e l'essere per sé, la realtà, l'atto, l'energia. Quindi potenza e atto, come di Aristotele, no? Quindi praticamente dice: qualcosa è in sé, no? Diciamo potenzialmente, ma non è ancora realizzato questo che è. Il processo, lo sviluppo, consta nel passaggio dall'insé al per sé. Quel che si è in sé diventa per sé. Il bambino ovviamente è già un essere razionale, e in tutto, anche il bebè anche è già un essere razionale in sé, e lo distinguiamo da una pianta o da un animale, però non è ancora per sé, cioè non è ancora diventato quel che è in sé. E il passaggio dall'insé al per sé è lo sviluppo. Cioè, guardate che qua in poche parole Hegel per bocco, per penna di Michelet, per questo dico, questo possiamo considerare il manifesto, le lezioni sono come il manifesto dell'idealismo assoluto, nel senso che hegeliano si riconosce in queste lezioni, poi che siano parole di Hegel o di Michelet o di qualche altro studente che ha alla fine, ma questo è proprio il modo di ragionare hegeliano. E questo mi sembra che sia un concetto molto importante. Magari pensate se c'è qualche richiesta di chiarimento o qualche cosa da dire, nel frattempo traduco in tedesco per Mari. Mari, now, so hier ganz wichtig ist dieser Übergang von der Ansichtsein zum Fürsichsein. Also etwas wird, was dieses in sich ist. Und diese Entwicklung, das ist eben diese Dialektik, der Begriff von Entwicklung, diese Transformation, diese Umwandlung der Potenzia, der Möglichkeit in Wirklichkeit, der Dynamis in Energia. Also, so ist das. Und das ist das ganz Wichtige bei Hegel, dass er vom Ansichtsein zu Fürsichsein. Es ist klar, Marin, was jetzt wird. Wie jetzt das Beispiel von Kindern. Ein Kind ist schon vernünftig, aber es hat noch nicht diese Fähigkeit entwickelt. C'è qualcosa da dire su questo concetto, qualche richiesta di chiarimenti, perché questo è molto importante. Gibt's Frage, Marin, diese Bezug, das ist ganz wichtig. Per Antonio questo in sé, per sé, è proprio il centro di tutto del ragionamento che ha. No, si ricorre sempre. Nessuna? Vabbè, se non c'è nessuno, noi continuiamo a leggere. Ja, vielleicht einfach nur, also Fragen habe ich jetzt keine, aber bei mir hängen geblieben ist, diese Zeile, das habe ich mir gerade auch aufgeschrieben, Vernunft, Verstand, Fantasie und Wille. Das ist irgendwie gerade bei mir auf jeden Fall herausgestochen, weil ich das ganz wichtig finde, weil das sind halt eben alles Eigenschaften. Auf jeden Fall. Ja, aber zwei davon, die nur der Mensch hat, und das Ding ist, man sagt auch manchmal, fehlt es dir an Fantasie oder es fehlt demjenigen an Verstand, und ich denke, es ist sehr, und das sind alles sozusagen Wege eben, um halt eben zu diesem absoluten Zustand hinzukommen. Das ist mir jetzt gerade nur herausgestochen. Ja, das ist aber jetzt nicht direkt in Verbindung mit dieser Stelle. Ich finde das irgendwie wichtig. Ja, okay. No, domani che lei è venuto in mente, che nello spirito ci sono varie possibilità di accedere all'assoluto, la ragione, l'intelletto, la fantasia, eccetera. Ora l'è venuto in mente questo. Così. Sì, però appunto detto, questo non è proprio una relazione stretta a questo, al brano che stiamo leggendo. Adesso rivendolo è venuta questa idea. Allora andiamo avanti nella lettura. Vediamo un po'. Ecco. Mani, metti sto un bisellese. Deutsch oder Italienisch? Wie du möchtest, quello che vuoi, leggi tedesco o italiano, come vuoi. Möchtest du noch ein bisschen italienisch? Cosa significa questo Pio di Vicino? Chio c'è in se deve diventare l'oggetto per l'uomo? Ah, ti verbindo un po' Malin. C'è la connessione di Malin? Via o la mia? No, io ci...
Io ci sono ancora, è Marin che è saltato. E vabbè, e allora riprendiamo, leggi tu, Antonio. Vai. Ok. Marin. Ritornata Marin. Il bildschirm war gerade weg, Marco. Ok, vai. Ciò, allora, questo qua, Lisa. Ciò che in sé... Quasi diventa il per l'uomo. Chiosce è l'oggetto per lui e lo stesso di chi è in se stesso. E così l'uomo prima diventa per se stesso. Si raddoppia, si conserva, non è diventato un altro. L'uomo è pensiero, e poi pensa il pensiero, nel pensiero. Solo il pensiero è l'oggetto. La ragione volessa produce ragione volessa, la ragione è il suo oggetto. Il pensiero poi scende anche alla ragione volessa. Questa è un'ulteriore considerazione. Benissimo. Allora, quindi dice che praticamente che cosa vuole dire? Gli studi male lese Deutsch damit also, che praticamente l'uomo è pensiero e pensa nella filosofia. Pensa ovviamente il pensiero, cioè nel senso che anche quando l'uomo nella filosofia pensa il principio del mondo, ma il principio del mondo è un concetto, è un pensiero, e questo è fondamentale da capire, no? Cioè nella filosofia come anche nella scienza noi abbiamo a che fare con concetti, con pensieri, che poi questi concetti o pensieri esprimono una realtà, però sono concetti, sono pensieri. Quindi nel caso della filosofia poi è chiaro che la filosofia ha a che fare con se stessa, con la verità, col pensiero, quindi in sé. E quindi l'uomo pensa il pensiero. Il pensiero è il soggetto e il pensiero è l'oggetto. E questo sviluppo della filosofia, noi stiamo parlando sempre dello sviluppo della filosofia, è lo sviluppo di questo pensiero che pensa se stesso, oppure di questa ragionevolezza, di questa Vernunftigkeit. Sì, ragionevolezza, sì, razionalità, però forse proprio ragionevolezza, questa capacità, diciamo, di ragionare che pensa se stessa. Cioè, lo sviluppo è dovuto proprio da questa potenzialità della ragione che nel corso dei secoli si amplifica, si migliora sempre di più, avendo se stesso come oggetto. Insomma, das diese Entwicklung ist die Vernunft, die sich selbst denkt. Das Denken, der Gedanke, der sich selbst denkt. Also praktisch das Denken von sich selbst. Und diese Entwicklung ist praktisch der Motor von dieser Entwicklung, ist das Selbstbewusstwerden des Gedankens, des Denkens. Das ist dieser Motor der Entwicklung. Das ist die Entwicklung der Philosophie. Molto bene, leggiamo un altro po', esatto, leggiamo questo passo. Welche Sambisse di Deutsche lese? Esatto, vai, der Mensch, leggiamo ora un po' in tedesco, leggete l'italiano e poi ci ritorniamo. Der Mensch, der an sich vernünftig ist nicht weitergekommen, wenn für sich vernünftig ist. Das an sich erhält sich. Und doch ist der Unterschied ganz ungeheuer. Es kommt kein neuer Inhalt heraus, doch ist diese Form ein ungeheurer Unterschied. Auf diesen Unterschied kommt der ganze Unterschied in der Weltgeschichte an. Die Menschen sind alle vernünftig. Das Formelle dieser Vernünftigkeit ist, dass der Mensch frei ist. Dies ist seine Natur. Doch ist bei vielen Völkern Sklaverei gewesen und ist zum Teil noch vorhanden. Und die Völker sind damit zufrieden. Der einzige Unterschied zwischen den afrikanischen und asiatischen Völkern und den Griechen und Römern und der modernen Zeit ist nur, dass diese Wissen es für sich ist. Dass diese Wissen es für sie ist, dass sie frei sind. Da fehlt irgendwie ein Wort. Jene sind es auch, aber sie wissen es nicht. Sie existieren nicht als frei. Dies macht die ungeheure Änderung dieses Zustandes aus. Alles erkennen, lernen, Wissenschaft, selbst handeln, beabsichtigt weiter nichts als das, was innerlich an sich ist, aus sich herauszuziehen und sich gegenständlich zu werden. Molto bene. Allora, qua dice Hegel praticamente. L'uomo è ovviamente un essere razionale, no? Ragionevole, qua è razionale, è un essere razionale in se stesso, no? Però dice questo an sich è conservato, questo l'essere in se stesso si è conservato, ovviamente c'è in tutti i popoli, c'è in tutti gli uomini,
come c'è nei bambini, insomma, c'è per tutti. Però, scusate un attimo, poi io un attimo volevo mettere un po', esatto, però praticamente non in tutti i popoli si è sviluppato. Qua alcuni dicono che ci sia una concezione di Hegel, razzista di Hegel, che è proprio una stupidaggine, no? Quello che vuole dire che alcuni popoli, nei quali si è conservata più a lungo la schiavitù, pensiamoci appunto all'epoca, 200 anni fa, eccetera, che ancora questo senso della libertà non l'avevano, della razionalità, e quindi per Hegel, come all'epoca per tutti, per razionalità e libertà andavano insieme, cioè un essere razionale, poi ovviamente un essere che è capace di vivere in autonomia e libero. Quindi dice la schiavitù, che è esistita fra molti popoli, però poi i greci, i romani, eccetera, eccetera, l'hanno superata e l'hanno trasformata in libertà, mentre in altri popoli, qua dice i popoli africani asiatici, era rimasta all'epoca, e quindi, però, sono razionali anche quelli, vedete perché non è razzista, perché lui dice, razionali e liberi sono tutti i popoli, tutti, solo che alcuni, per motivi che per Hegel sono di casuali, cioè non hanno la logica, sono dovuti alla situazione geografica, non è che non c'è una determinazione di tipo superiore, diciamo. Alcuni se ne sono sviluppati prima, cioè alcuni questa trasformazione dall'Ansicht al Fürsicht è avvenuta prima, altri avverrà dopo, tant'è che poi ci sono stati tanti movimenti di liberazione sia in Africa che diciamo in Asia, no? Anzi addirittura oggi la Cina per esempio è diventato un paese, diciamo, sta dominando il mondo. Quindi non è una concezione razzista, è soltanto una concezione che questo spirito del mondo, questo spirito che pensa se stesso, che diventa coscienza di se stesso, che si sviluppa a tempi diversi, come lo hanno i vari uomini, no? Negli esseri umani a tempi diversi, no? Ci sta chi matura prima, chi matura dopo, eccetera, così lo hanno i popoli diversi. Quindi dice non si fanno altro che tirare fuori da se stessi ciò che è interiore. Ciò che esiste, e diventare oggettivi. Questa è una bella espressione che ricorre in Hegel spesso. Gegenständlich werden, diventare oggettivi. Cioè, questo diventare quel che si è. Quindi quel che si è da potenza diventa atto, diventa realtà. E quindi si diventa, la soggettività diventa oggettività. Also Marin, das was Hegel sagt hier, ist das praktisch ganz kurz, dass es alle Menschen vernünftig sind und frei, aber nicht alle. Werden frei oder bewusst von ihrer Vernunft zu gleichen Zeitpunkt. Man sagt, damalige Zeit, einige waren noch Sklaverei, während andere waren schon frei. Sagt vor allem die Menschen in Asien und Afrika. Heute ist natürlich sind auch die meisten Menschen in Asien und zum Teil auch in Afrika frei geworden. No? Also das heißt, es entwickelt sich diese Vernünftigkeit, dieses Bewusstsein davon. Also das ist immer die Entwicklung. Benissimo, possiamo saltare questo passo. Ah no, possiamo, mi sa che pensavo, esatto, non l'ho segnato l'altro a leggere perché pensavo che oggi non saremmo andati tanto avanti. Quindi mi ero fermato un attimo qua. Però questo direi di continuare a leggere perché è importante. Prima vediamo però se ci sono domande. A questo, qua stiamo entrando proprio nel merito, no, della questione dello sviluppo. C'è qualche considerazione da fare a questo proposito? È tutto chiaro, Celestina, Salvatore? Anche perché Hegel, comunque vedete, Hegel, chi per lui, Michelot, chi sia, però comunque qui sono, a differenza appunto delle lezioni nuove, qua vedi come sono, diciamo così, dettagliati. Ma questo sicuramente non lo trovi in nessuna lezione singola. E non, capito, non sono gli appunti questi, non sono gli appunti presi da uno studente. Questo è proprio un'esposizione dettagliata del concetto di sviluppo. Ora, chi l'ha fatta questa esposizione? L'ha fatta Hegel a lezione, l'ha fatta Michelet dopo per spiegare le cose sulla base ovviamente delle lezioni di Hegel, ma è Hegel, sono i concetti di Hegel. Quindi il fatto che sia così dettagliato facilita, almeno io ho l'impressione, no? Che sia anche a volte ripetitivo, facilita la comprensione. E sono contenuti molto complessi questi, molto complicati. Bene, se non ci sono interventi, Mari mette su Bassage, no, da Benur Einfach wiederholt, jetzt auf Italienisch, was ich schon gesagt hatte, ist nichts Neues. Allora, ja, gut.
Good. Allora, qui, allora, questa parte di traduzione io forse non l'ho un po' rivista, quindi la leggiamo, però magari può darsi che non sia proprio, la correggiamo leggendo stesso, no? Perché però è importante, quindi la dobbiamo leggere. Pensavo però, non l'ho sottolineata, perché pensavo dentro di me, oggi non ce la facciamo a leggere tutto, invece vedo che ce la stiamo facendo, quindi lo leggiamo. Allora, lo mettiamo in eretto. Fett bedeutet mal in das Wichtiges zu lesen. Ja. Deswegen habe ich das nicht gemacht, weil ich dachte, würde mir heute nicht so viel lesen können. Passiert. Okay. Mettiamo. Benissimo. Allora, questo lo leggo io. Allora, andiamo avanti. Io leggo l'italiano. Mal in inglese, gli azitalieni, tu li stai. Entrare nell'esistenza e cambiare e rimanere uno e lo stesso in esso. Quindi entrare nell'esistenza, no? Quindi passare dalla possibilità alla realtà, dalla potenza all'atto. Entrare nell'esistenza e cambiare, però cambiando si resta uno. Guardate che bellissima anche questa espressione. Cioè si cambia ma si resta quel che si è, anzi si diventa quel che è. Quindi anzi cambiare è proprio... il presupposto per diventare quel che si è. Also man geht in die Esistenz rein, malin und bleibt bei sich. Ist Veränderung, aber in diese Veränderung bleibt man bei sich. An sich, ja, nicht. Bitte mal. Internet war gerade irgendwie 30 Sekunden weg. Was kam vor der Veränderung? Also bei der Veränderung. Hallo? Bleibt man bei sich. Mi senti? Kannst du mich hören, Mario? Nicht so gut heute. L'an sich governa il corso. L'an sich, no? Quel che è in potenza governa il corso. Hallo? Malin, wir hören dich. Okay, ich habe nichts gehört. Okay, Malin, wir hören dich. Allora, l'an sich governa il corso. Questo è importantissimo, no? Ciò che è in sé è, si deve sviluppare, quindi si parte dall'insé. La pianta non si perde in un semplice cambiamento non misurato, un demesso, smisurato. Così nel germe della pianta. Non c'è niente da vedere nel germe. Ha l'impulso di svilupparsi. Non può sopportare di essere solo in se stesso. Il seme, il germe, il seme. L'impulso è la contraddizione che solo in se stesso e tuttavia non dovrebbe essere. Cioè, questo vuol dire il trip, l'impulso, il trip, il motore, il trip è l'istinto, il trip, cioè qualcosa è, ma contemporaneamente non è. È proprio la dialettica della vita. Cioè, è, ma contemporaneamente ha in sé la contraddizione di non essere. No? C'è una frase di Hegel, se non sbaglio, della logica, che Masullo a lezione spesso citava. Potrei sbagliare, mi sembra che sia però della logica, lo ricordo a memoria. Che dice il dolore è il privilegio delle nature viventi. Il privilegio, un dolore, vedete la cosa? Cioè, il dolore è un privilegio, perché il dolore è proprio quel fatto che in quel momento si è e non si è allo stesso tempo. Può essere un dolore ovviamente corporeo, no? Che quindi si è sani ma si è malati, siamo all'interno di un corpo sano, c'è un qualcosa che non è sano, quindi c'è la salute, c'è e non c'è, vorrebbe esserci e non riesce ad esserci. Ma può anche essere un dolore spirituale, no? Quello di non riuscire a esprimere se stesso, a diventare, no? Questo lo prova ognuno di noi, no? Ognuno di noi aspira a qualcosa in più, anzi per essere sereni e avere una sorta di saggezza dobbiamo controllare queste nostre aspirazioni, non esagerare nell'aspirare a troppo, perché magari poi restiamo delusi, e quindi controllare le nostre aspirazioni. Però c'è, in ognuno di noi c'è questo, no? Questo tendere a qualcosa che ci tiene vivi. Ed è un dolore, perché se non ci riusciamo, cioè nel momento in cui non ci riusciamo, o nel momento in cui non abbiamo, non siamo questo qualcosa che vogliamo diventare, soffriamo. Però questo è un privilegio, dice nella logica, questa contraddizione. Also Marin, ich habe jetzt gesagt, dass das Hegel hier sagt, diese Trieb ist der Widerspruch. Dass man ist etwas, aber noch nicht.
Man will etwas werden, aber ist das noch nicht. Und diese Bitte, diese Trieb, ist praktisch diese Privileg, man sagt in einem anderen Wort, in der Logik, des Lebens. Das ist ein Privileg, das heißt ein Vorteil, das die natürlichen Wesen haben, dass sie praktisch diesen Schmerz empfinden. Und dieser Schmerz ist genau diese gleichzeitiges Sein von dem, was ist und was man noch nicht ist. Dieses Werde. Ja, genau. Genau, in der Religion. Genau, wie in der Religion auch. Wie alles. Come anche nella religione, ha detto. Certo, anche nella religione c'è questa aspirazione all'assoluto, quindi c'è questo desiderio dell'assoluto e questo non avere l'assoluto ancora, no? Poi la fede placa, questo, diciamo, la fede placa. La fede del filosofo è la filosofia che placa questo. Quindi, l'istinto mette in atto l'esistenza, no? Quindi, il trip sets in che esistenza raus. Il trip, l'istinto, l'impulso, mette fuori, sets e mette, raus e fuori. Per trip mette fuori nell'esistenza. Cioè, questo istinto ci mette fuori, questo ci fa uscire all'esistenza. Molte cose vengono fuori. Vedete qua la traduzione è difficile, però così è. Cioè, questo è l'Hegel, cioè questo venir fuori, questo è rauskommen, c'è sempre in Hegel. Qualcosa che è dentro che deve venire fuori. Molte cose vengono fuori, ma tutto questo è già contenuto nel germe, nel keim, qua la parola è keim, il seme, nel germe. Certo non sviluppato, ma avvolto, no, ma avvolto, potremmo dire, contenuto e ideale, no? Quindi nel germe è, diciamo così, inviluppato, potremmo dire, no? Sviluppato, quindi non avvolto, non è sicuramente la traduzione esatta, e in modo ideale, cioè il seme è idealmente la rosa, questa è un'altra espressione che hanno, no? Il seme è ideale, non lo è ancora materialmente, ma idealmente c'è già la rosa nel seme, tant'è che un seme di rosa non diventa orchidea, quindi è già. Il completamento di questa messa in opera avviene, si pone un obiettivo, no? L'evento più alto, il fine prestabilito, qui non l'evento, l'evento più alto, il fine è il frutto, cioè l'uscita del germe, il venir fuori del germe, qua l'uscita è il venir fuori, il prodotto, guarda che questo prodotto, traduttore automatico, traduce letteralmente. E diciamo, questa l'uscita, noi sembra stare in italiano, ma questo è raussetzen, è proprio la parola, ausser sich kommen, il venir fuori di sé, l'uscita del germe. Il ritorno al primo stato, il germe vuole portarsi avanti, ritornare a se stesso. Sì, perché un ritorno, questo è anche un concetto molto importante che torna nella logica, l'abbiamo già letto, che l'andare avanti in filosofia o nella vita in generale è un tornare indietro. Cioè nello sviluppo, l'andare avanti, dato che realizzare qualcosa che già c'era prima in modo ideale, in realtà si torna indietro non nel tempo, che nel tempo non si può tornare indietro, ma idealmente si torna indietro, nel senso che noi realizziamo un progetto, un'idea che già c'era prima. Quindi l'andare avanti, dice che nella logica, è un tornare indietro, a fondamento, parola molto importante. L'anzich è il fondamento, il grund. È il fondamento, l'ansich, quello che qualcosa in sé, l'idea, è il fondamento, ciò che è la base che poi si sviluppa. Per questo è che il sopra ha detto l'ansich è la base di tutto. L'ansich regiert den Verlauf. L'ansich governa il corso, è tradotto benissimo. L'ansich governa il corso, il decorso, no? Il corso degli eventi. Quindi, also Malin, das ist ganz wichtig, jetzt hier, diesen Satz von Hegel. Dass ihr sehr praktisch dann eben diesen Satz, genau, ja. Diese rauskommen, ne? Diese praktisch, dieses Werden, diese, das, was man ist. Und das ist auch kein Zurückkehr, die Rückkehr hier. Ne? Das heißt praktisch, das ist die Rückkehr, das Öste außer sich kommen, ist die Rückkehr zum ersten Zustand. Die Rückkehr. Genau. Il ritorno di Rückkehr
zum, nello stato precedente, quindi in quello che c'era prima, di Rückkehr zum an sich. Also das für sich werden ist in der Tat die Rückkehr zum an sich werden, zum an sich. Cioè la realizzazione del per sé, di ciò che si è in sé, è in realtà il ritorno all'insieme. Quindi il per sé è in realtà il ritorno, ovviamente non reale ma ideale. Insomma, questo è il ragionamento dialettico. Sembra molto astratto, però in realtà è per Hegel quanto di più concreto ci sia. Infatti dopo spiega il concetto del concreto. Non so se Celestina, se riesco a esprimermi bene. È molto complicato il contenuto, però alla fine, no, facendo gli esempi, il fiore, eccetera. Ma anche potremmo dire quando noi prepariamo una lezione a scuola, per esempio, per così dire, no? E abbiamo un'idea di quello che vogliamo dire, quello è l'insè, e il corso dello sviluppo è la trasformazione di quell'insè in per sé. Siamo contenti quando siamo riusciti a passare bene dall'insè al per sé, siamo meno contenti quando facciamo un lavoro, per dire, è tutta la struttura della vita questa. E lui dice, alla fine lui sta spiegando il concetto di sviluppo, perché la filosofia non è altro, la storia della filosofia non è altro che lo sviluppo della idea di filosofia. Dall'insè, potremmo dire dall'ete, non nei primi, per Socratici, vogliamo comprendere l'archè del mondo. Questo è l'insè. Lo sviluppo della filosofia è la comprensione dell'archè del mondo, del principio, no? Primo, del principio. Also meinen ich habe nur gesagt, jetzt dann kommt dann ist eine Frage dann, dass diese ganze Entwicklung, was Hegel jetzt gerade erklärt hat, ist nichts anderes als die Entwicklung der Philosophie auch. Die bei dem ersten Philosophen wollten, das war das an sich, wollten das Prinzip der Welt verstehen, der Arche, und die Entwicklung der Philosophie ist eben das Verständnis von diesem Arche, von diesem Prinzip der Welt. Ja? Malin, bitte, prego. Ich möchte eine Frage stellen, Malin. Warte, ich bin gerade ein bisschen hintereinander gekommen. Achso, ja genau, wir hatten auch über diese Spirale gesprochen. Und eben, das ist ja dieses, man entfernt sich ja nie wirklich von dem, sozusagen, von dem man beginnt. Man hat ja halt eben diesen Prius eben etwas, man hat schon etwas, womit man beginnt, immer, auch beim Denken. Das ist ja eben diese Fähigkeit, mit der Menschen auf die Welt kommen, eben das, dieses Moralempfinden, die Fantasie. Und dabei schafft man ja sozusagen schon eine Vorstellung oder eine eben Fantasie von etwas, wie es sein könnte. Und das müssen wir machen, weil sonst wissen wir halt nicht, in welche Richtung wir gehen sollen, eben durch diesen Rahmen. Und letztendlich versuchen wir ja nur sozusagen unseren Grundgedanken zu bestätigen. Und indem wir uns halt eben davon entfernen. Und das ist halt ja kein geradliniger Weg, sondern halt eben, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, so eine Spirale. Und eben das ist ja eben dieses, das aus sich heraustreten. Man entfernt sich aber nicht voneinander, man bleibt immer noch bei sich selbst. Ja, genau. Ja. Genau, das wollte ich nur sagen. Sì, hai detto giustamente, Malin, che praticamente, in effetti, noi in questo sviluppo, nella realizzazione di un piano, restiamo sempre verso le sì. Dalla parte ci allontaniamo, no? Perché comunque passa il tempo, non pensiamo a progetti che hanno bisogno magari di tanto tempo, di una vita intera per essere realizzati. Però restiamo sempre noi stessi, anche se passa il tempo, invecchiamo, eccetera, però alla fine restiamo sempre noi stessi. Cioè, è bella questa cosa che ha detto Mario, cioè praticamente, è detto per questo è importante avere, non so, la fantasia, nel senso che noi magari quando elaboriamo un piano ci rappresentiamo con la fantasia la sua realizzazione, no? Quello che poi dovrà essere un giorno il per sé. Cioè nell'insè noi ci rappresentiamo qualcosa con la fantasia e poi in un percorso cerchiamo di realizzarlo. Ci allontaniamo, se vogliamo, nel senso del tempo, perché poi ci trasformiamo, passano gli anni, però alla fine restiamo sempre quelli, perché questo in sé che governa, come dice Hegel, tutto il corso, ci accompagna sempre, no? Quindi restiamo sempre alla fine gli stessi, quali erano. Quindi non ce ne manteniamo mai. Va bene. Ora vediamo un attimo quanto ci abbiamo, perché siamo arrivati alle 20:30. Non è che, però voglio così, volevo lasciare qualcosa da leggere per la prossima volta. Esatto, così vediamo, anche se solo la fine. Sì, lasciamo la fine per la prossima volta, così riprendiamo il concetto per chi oggi non c'era, no? Io leggo solo le ultime parole perché mi sembra che eravamo arrivati qui.
Esatto, ciò che c'è in esso è messo da parte e poi si riprende l'unità da cui si è partito. Nelle cose naturali, naturalmente, il caso è che il soggetto che è iniziato e l'esistente che fa il fine, frutto, seme, siano due individui diversi, no? Quindi il seme è un individuo diverso poi dalla rosa. Il raddoppio ha il risultato apparente di disintegrarsi in due individui. Nel contenuto sono la stessa cosa, sembrano due cose diverse, ma allo stesso modo nella vita animale. Genitori e figli sono individui diversi, anche se della stessa natura. E poi andando avanti dice invece nello spirito è diverso e coscienza libera. Io propongo di fermarci qua per oggi, sia perché abbiamo detto tante cose, sia perché la prossima volta riprendendo questo passo, io possiamo un po' ripetere qualcosa, anche se non tutto, oggi abbiamo detto tanto, però abbiamo la registrazione delle cose precedenti. No? Quindi questa parte qua la finiamo, la vedrei la prossima volta. Ok, Mari, mi immagino che si sbaglia su ende, da metti, da ne si sbaglia, da no, e tu sai, mi fa se tu hai neanche di oggi di sta. Ok. Siete d'accordo che facciamo così? Anche un po' si è fatto tardi. Poi forse c'è qualche domanda ancora, o ci volete riflettere, eppure forse come la prossima volta. Ma questa concezione della storia emerge anche nei lineamenti di filosofia del diritto. Certo. Perché d'altronde lui poi arriva, il nostro autore arriva sempre poi alla concezione dello stato etico, quindi a partire dalla famiglia, a partire dal popolo, quindi la razionalità sempre come elemento predominante. Infatti quel noto detto, tutto ciò che è reale è razionale e viceversa, insomma. Quindi ovviamente si tratta sempre della stessa radice. Sì, il pensiero è quello, di comprendere la struttura razionale del reale. Cioè, è il grande sforzo di Hegel, ma poi se vogliamo il grande sforzo di tutti i metafisici, ovviamente, è stato questo, quello di comprendere la struttura razionale del reale. Poi in Hegel questo è particolarmente rivolto alla comprensione della dinamica del reale, no? Quindi non delle strutture statiche del reale, ma proprio della dinamica. Cioè, è proprio questo forte, questo senso dello sviluppo di tutto. E quindi anche quindi nel diritto, ovviamente, della filosofia della storia. È un concetto generale che riguarda tutto. Come ha detto lui, questa idea che ci sia questa ragione nel mondo, no? Questa razionalità del mondo. Ma del resto, se il mondo fosse irrazionale, non potremmo comprendere. Cioè, quindi dobbiamo presupporre che tutta la scienza presuppone che il mondo sia razionale. Che ci sia questa relazione da me. Va bene, diciamo a Alfonso che terminiamo, abbiamo ancora due passi da leggere, no? Perché forse così la prossima volta possiamo chiudere e riprendere qualche concetto. Magari potete pensare qualche domanda, qualche no, da fare all'inizio, perché sono state cose un po' importanti e mancano diversi del gruppo, diciamo, nostro, mancano oggi. Quindi. Va bene, se non ci sono altri interventi, altre domande o richieste di chiaramente, ma no, fraghe non da conobbia di eroi. Bene, allora direi che per oggi abbiamo avuto un incontro molto intenso e siamo andati avanti rispetto alla parte 3, stiamo ricominciando a costruire il concetto della storia della filosofia e quindi proseguiremo martedì prossimo e faremo sempre così italiano-tedesco che ci permette anche comunque di essere fedeli, a parte che Mali ci fa piacere la presenza di Mali che ci arricchisce il nostro gruppo, ma anche poi ci consente il rapporto col testo vero e originale hegeliano di Michelot del suo gruppo e certi termini interessanti andarle a vederle anzi, così, no, insieme, sì. Va bene, allora buona serata a tutti e quindi ci vediamo. Vielen Dank, Marin, dass du bei uns warst. Schönen Abend. Grazie, Marco. Ciao a tutti. Complimenti.